come l'avete chiesto in tanti, di assaggiare il McDonald's di Giallo Zafferano. Allora, Mac Delivery per non incorrere nessuna rottura di scatole di copyright, presi, li andiamo ad aprire insieme. E ho preso anche una chicchetta, che penso che sia qui. Sì, esatto, questi mettiamo a parte per dopo. La bibita. Ma quanto è odiosa la bibita così? Cioè io veramente una roba che è involucro di carta, va bene ambiente, ma fa veramente schifo, eh. Non c'è nulla da fare. Una bella Coca Zero. Ma apriamo il reparto più interessante. Patatine. Chicken creation. Chicken creation, il wrap e il panino. Io partirei dal wrap, lo andiamo ad aprire insieme. Oh, molto molto bello. Guardate, molto molto bello. Insalata all'interno, molto interessante. Andiamo ad assaggiare. Insalata, la salsa al pecorino romano, il bacon e il pollo. Guardate che carino. Molto molto interessante. Proviamo. Il bacon con la salsa risulta tutto molto salato, molto sapido. Guardate qui, comunque la salsa è bella pesante, c'è un bel bacon, c'è questo cavolo cappuccio che insomma non dice la sua. Allora, quando prendete il bacon, il cavolo e la salsa al pecorino, è molto molto salato, ma non si sente il formaggio, è solo salato. Questo è davvero un peccato. Peccato perché pollo e bacon ci sta. La salsa l'avrei preferita meno salata ma più formaggiosa. È veramente tanto tanto salato. Però guardate, è davvero ben stratificato, si vede bene la salsa, il bacon. Questo cavolo che non aggiunge e non toglie nulla. Oggi è anche davvero ben fatto, perché solitamente verso la fine è vuoto, invece guardate, siamo alla fine ed è ancora pienissimo. È veramente salatissimo. Peccato perché mi piace il gusto spinto di Mac quando spinge così tanto, ma in questo caso è spinto solo sulla sapidità, su nient'altro. Non si sente il formaggio, il pollo quasi sparisce. Meno male che c'è un po' di insalata che aiuta. Oh, questo ti porta a bere 5 o 6 litri di Coca-Cola. Mi dico solo che dopo questo panino le patatine sembrano sciape. Mac Chicken Creation, gustoso o delizioso? No, questo dovrebbe essere il gustoso, il delizioso è quello con i carciofi. Lo apriamo. Oh. Pane, un bel bacon, devo dire una bella faccia. La salsa anche qui al formaggio e questo cavolo. L'aspetto è veramente bello, la salsa ce n'è, questo cavolo mi lascia sempre un po' perplesso. Adesso lo vado ad assaggiare da solo. Ah, una acetosità strana, è quasi alcolico. Vabbè, pollo e bacon spinge tantissimo in questo caso. Guardate, il bacon è davvero super crispy, sta veramente da Dio. Guardate che bella la farcitura, veramente top questo. La salsa al pecorino romano spinge tantissimo, è bella, bella questa farcitura. Devo dire anche qui un sacco di salinità come nel wrap, però manca l'insalata che bilancia. Questo cavolo veramente non aggiunge nulla, anzi aggiunge, come posso dire, questa acidità cattiva, non è buona, non è affatto buona. Comunque è molto molto valido, molto stratificato, però ovviamente non è un no senso. Ma lo stona proprio. E poi questa salsa dà veramente questa salinità eccessiva. Perché non ci avete messo insalata qua? E veniamo all'ultima chicchetta del giorno, le bombette alla crema di McDonald's. Guardate, questo è come il buco della ciambella, fritto di pieno di crema, andiamolo a provare. Mmm,
Ma no, sono veramente buone. Guardate quanto è farcita e quanta crema. Non è una frittura pesante, la crema è buonissima. Ma no. Questa è veramente una chicchetta, sono due per 1,70 euro, una super chicca. Buonissimo. Cioè, ce n'è davvero tantissima di crema. Un'ottima chicchetta finale. Brava Mac. Ma veniamo alle conclusioni. Allora, non ho provato quello con i carciofi perché io sono allergico ai carciofi, quindi se mangio qualcosa col carciofo sto male e quindi non l'ho potuto provare. Magari andate a vedere il video di Mosh o di qualcun altro o dei Junkfully che lo hanno provato. Io veramente mi dispiace, ma non lo posso provare perché sennò sto male, sono allergico, quindi no. Ma questi due, veramente grandissima delusione da parte di Mac. Cioè, non basta mettere il cavolo cappuccio e una salsa al pecorino romana che è semplicemente una salsa salata e bagnata. Il cavolo cappuccio dà un'acidità, passatemi il termine, come gastrite, cioè non aggiunge e non dà valore, cioè buttato lì tanto per. Poi in uno, nel wrap c'è l'insalata che un po' aiuta a bilanciare perché è veramente salatissimo, ma nel panino no, è fondamentalmente sono la stessa cosa. Veramente non capisco, con i prezzi che si sono alzati, 10 euro il menù, secondo me non vale veramente la pena. Questa collaborazione con Giallo Zafferano quest'anno la boccio, sono molto meglio i My Selection dell'ultima volta, questa è veramente terrificante, no no no. Mentre le pallette con la crema, una grandissima introduzione, sono i buchi della ciambella semplicemente fritti, ripieni di crema, ma pazzeschi, una crema buona che dà quel valore aggiunto, dà quel boost, cioè si sente, è bella, è importante, fritto bene, bello asciutto, veramente al bacio. Gli altri no, lasciateli proprio perdere quest'anno. Ma una collaborazione veramente triste, mi sarei aspettato qualcosa di più, sia per Giallo Zafferano che per McDonald's. E poi è qualcosa di già visto, cioè sto cavolo cappuccio che ogni tanto rientra, e prima con l'avocado, e poi così, cioè c'è sempre, quindi no, bocciatissimi.